Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è domenica 6 settembre, domenica mattina. Io abbiamo appena fatto colazione. C'è qua che. Dimmi, amore. Cosa? Vuoi salire? Vieni, vieni. Vuoi apparire pure tu? Ci stai? Allora, rieccoci qua. Sono stata un po' assente in questi giorni, perdonatemi, Edo stai cadendo, occhio. E ecco, perdonatemi la mia assenza di questi giorni, ma sono dovuta stare un po' a riposo. Però tutto ok, quindi grazie a tutti i messaggini che mi avete mandato in questi giorni. Oggi Edo è. Non sta fermo un attimo. Non ci riesco a Eh sedermi. sì, perché mamma occupa ormai tutta la sedia. E niente, comunque, rieccoci qua. Magari Mamma, andrò un po' più a rilento in questi giorni, perché sembra una comunque. fanciulla, mamma. Cosa? Sembra una fanciulla. Chi sembra una fanciulla, io o tu? Io sembro una fanciulla? Ah, meno male. Sono le femmine. Edo mi ha detto che mi vuole fare una sorpresa. Non apro, non apro gli occhi. Adesso apri. Wow, ma che carino! Hai messo tutte le tessere. Ah, li proprio accoppiate tutte le tessere. Grazie, amore mio. In questa camera non c'è niente da fare, è sempre tutto buio. Allora, diciamo che come temperatura oggi si sta bene, ma guardate un po' qua. In camera io ho rimesso il piumone. Niente, Anna, ma di già metti il piumone? Sì. Ho provato a stare con la copertina, con il lenzuolino per 2 o 3 notti. Avevo freddo, avevo già freddo. Ovviamente in questi giorni anche piovuto, nei giorni passati ha piovuto, quindi faceva proprio freddo, però niente, ufficialmente è tornato il piumone. Infatti Adi mi prende in giro, però niente, è tornato il piumone. Allora, mi sono riseduta un attimino così finisco il mio caffè, che tanto durante il weekend, quando non lavoro, io ci metto un'eternità a fare colazione, nel senso che proprio me la gusto, prendo il caffè con calma. Sempre così, tra l'altro oggi, come vi dicevo su Instagram, perché vi ho dato un po' mie notizie, diciamo così, nel post, non so se siete riusciti a vederlo qua su YouTube, e vi ho dato un po' di notizie su Instagram, e appunto vi dicevo che oggi avrei provato a fare questo vlog, proprio perché magari c'era Adi a casa, passavamo il weekend, la domenica insieme, e invece no. Adi comunque oggi deve lavorare, è già uscito alle 8 del mattino, già andato a lavorare. E quindi niente, siamo comunque soli soletti io e Edo. Allora, le maestre ci hanno mandato la filastrocca della settimana. Infatti adesso sono di qua, siamo di qua in sala, che pensavo di scrivergliela in un foglio perché così gliela insegniamo. Anche se in realtà, incrociando le dita, i bimbi dovrebbero tornare a scuola. Il 10, giovedì 10, abbiamo la riunione per i bimbi dell'anno scorso, insomma, dei bimbi grandi di quest'anno. Edo teoricamente dovrebbe già iniziare il 14 settembre. Adesso non so assolutamente come funzionerà inserimento, giorni, orari, non so nulla. Ingressi. Giovedì ci spiegheranno tutte le nuove regole, ovviamente. E comunque, appunto, siamo di qua in sala. Ups, siamo di qua in sala. Adesso io pensavo di fargli un bel foglietto con la filastrocca, così ce la leggiamo. Già prima di là in cucina abbiamo iniziato un po' a leggerla. E adesso vediamo, magari gli faccio i disegnini così lui poi colora. Martedì che colore lo vuoi fare? Edo verde? No, io voglio farlo. Io voglio farlo Giallo giallo. lo facciamo martedì. No, uso questo ce l'hai in mano. Ok,
6, 7, 8, 9. A 9 petali? Sì, sono 9. Bravo. Lunedì. Lunedì raccoglio un fiore. Bravo. Poi? Ma? Martedì un dente di leone. Un girasole. Un girasole. Mercoledì. Una bella rosa. Una bella viola. Allora, siccome oggi Edo siamo soli soletti, ho detto che oggi è giornata nostra, ho detto che potevamo mangiare quello che volevamo e lui ha chiesto McDonald's, che poi in realtà lui del McDonald's chiede, mangio solo le patatine. Un altro morbido. Un altro pupazzetto, questo però non ce l'avevi ancora. Piace? Cos'è? Un husky? Cos'è? E c'è anche il dolce. Allora, Edo ha preso l'Happy Meal, ma lui mangia solo appunto le patatine e l'Actimel. Sono qua le patatine, amore. Quelli sono i nuggets. Non ti piacciono i nuggets? No. Eccole qua le patatine. Io invece ho preso patatine, ketchup e maionese. Oggi abbiamo fatto le cose in grandi. Mi sono presa un crispy McBacon e questo panino, che in realtà è un po' più piccolo, col pesce, che mi piace tantissimo. So che a molti non piace, ma mi ricorda tanto la mia mamma. Andavamo insieme, è arrivato tutto sordo, e andavamo insieme al McDonald's e prendeva questo qua. E vi devo dire la verità, mi piace tantissimo, però vabbè, poi lo chiudo bene, mangio dopo. Apriamo le salsine. Mamma. Oggi è la nostra giornata, amore, giornata mamma e figlio. Buon appetito! Buon appetito a tutti quanti e anche a voi. Allora, rieccomi qua, aggiornamento alle 5 del pomeriggio circa. Allora, dopo pranzo Edo, io gli ho fatto fare la nanna. Mi sono addormentata anch'io. Hai finito? Cioè, mi ha chiesto di fare, io guardo su Google, guardo i disegni, scrivo proprio disegno facile e mi sta chiedendo gli unicorni. Scrivo disegno facile unicorno e provo a copiarli perché lui vuole colorare solo gli unicorni. Adesso abbiamo trovato anche il cavalluccio marino unicorno. No, no. Non posso farlo vedere? Cavalluccio marino unicorno, pardon. Qui guarda. È al contrario, amore, non si vede. Poi un unicorno, poi ha fatto anche la macchinina, gli ho disegnato la macchinina, tutto con i colori fluorescenti che gli ha regalato mia mamma. Ha un... E guardate il cavalluccio marino, che bello. Ha un astuccio pieno di colori, ma i suoi preferiti sono questi qua fluorescenti. Poi c'è questo qua. Insomma, oggi pomeriggio solo unicorni abbiamo fatto. Oggi pomeriggio solo unicorni. Anche quello. Che bello questo. Molto molto carino, sì. Comunque è venuto tutto nuvoloso. Secondo me... Non so perché, ma ho come l'impressione che inizierà a piovere. Secondo me, un po'. Speriamo di no, però. Comunque, vi parlavo prima del rientro a scuola. Adesso stavo valutando un po' di tirare fuori un po' di roba qua. Scusate. Dall'armadio di Edo. Perché devo valutare un po' le cose che gli stanno, quelle che non gli stanno più, perché
devo fare un po' di shopping adesso che ritorno al freddo. Devo ricomprargli qualcosina, poi prendergli anche le cose per la scuola. Qua ad esempio ho tutti i pantaloni, che sono quelli che mi preoccupano di più, perché a guardarli così, questi forse sì, jeans forse sì, perché jeans poi si allargano anche. Ma la maggior parte dei pantaloni, a parte che questo è anche bucato, ma vediamo un attimino, magari se vedo che gli stanno e sono magari bucati, proviamo a fargli qualche toppa, o comunque li teniamo come pigiamini. Vabbè, c'è uno che è proprio squarciato, vediamo. Però la maggior parte dei pantaloni, tipo questi qua, ahimè non gli stanno più, che quest'inverno gli sembravano così grandi e invece adesso sono cortissimi. È cresciuto il mio bimbo, è cresciuto. Anche questi qua sono cortissimi. Questi erano belli perché erano belli caldi, ma sono diventati tutti corti. Questi minuscoli, questi li abbiamo tenuti fino alla fine, ma ormai gli dobbiamo dire addio, li mettiamo via. Buttiamo via. No, non li buttiamo, li teniamo e li mettiamo via insieme a tutti gli altri vestitini. Infatti faccio una sorta di lista di tutto quello che gli serve, che non gli va più, perché così iniziamo a fare un po' di shopping. Tra l'altro, se riuscirò, abbiamo in programma con altre due persone di fare un back to school a brevissimo, quindi tutti gli acquisti, vestitini, materiali, tutte le cose per l'inizio della scuola sicuramente ve lo girerò in questo back to school che faremo insieme a queste altre due persone. Però appunto, per andare a fare queste compere, ho bisogno di avere un'idea precisa di tutto quello che mi serve, perché poi arrivo lì, questo mi serve ma non lo so, aspettiamo, devo controllare, invece no, così vado sul sicuro, non compro cose che non mi servono e soprattutto compro solo quello che mi serve più che altro. Eccoci di nuovo all'attacco. Oggi unicorni senza fine. Adesso ho voluto l'unicorno sopra un arcobaleno. Vero amore? Mamma si è impegnata a fare questo disegno. Ci ho messo 2 ore. Ma sei stata bravissima. Ma grazie amore, per quello che mi impegno, perché poi tu mi fai tanti complimenti. Vuoi colorare sul tavolino amore? Vuoi aiutarmi però? A fare cosa? A fare il unicorno sopra l'arcobaleno. Ah, vuoi che ti aiuto a colorare? Sì, per favore. Sì, vabbè, non è proprio perfetto, però dai, può andare. Il disegno di mamma. Dovrei provare a stamparne qualcuno. Già pronto. Però ti piace che li disegno io, vero amore? O vanno bene anche già pronti? Vanno bene anche già pronto. Si deve fare viola e azzurro. Va bene. Io cosa faccio? Il viola o l'azzurro? Il viola. Io faccio il viola? Sì. Ok. Perché a me piace fare l'azzurro. Va bene. Questa volta partirò da qui. Va bene. Comunque alla fine ha iniziato a diluviare. Adesso c'è Dodila che sta guardando un po' di cartoni in camera, gli ho messo Netflix, così io adesso vado a farmi una doccia, lavarmi i capelli, perché tanto volevo aspettare Adi che arrivasse a casa, ma mi sa che oggi arriva tardi e quindi niente, gli ho messo i cartoni e mi lavo, così sono a posto. A proposito di ricomincio, di rinizio delle scuole, adesso vediamo più che altro un po' come sarà, perché da voi avete già notizie come sarà la situazione, perché noi il 10 abbiamo la riunione dove ci spiegheranno un po' tutte le nuove regole per l'entrata, per non so se ci faranno fare una sorta di inserimento, visto tutto quello che è successo, visto tutto il tempo che sono stati senza andare, chi lo sa, il 10 giovedì lo scopriremo.
E Edo adesso sta la mattina, ci stiamo organizzando così, fa 2 ore la mattina con una babysitter, con una ragazza bravissima, e 2 ore viene mia suocera, sono le 4 ore che faccio io la mattina lavoro. Solo che questa ragazza, lei adesso ha vinto una borsa di studio, quindi casualmente il 14 partirà, il 14 è proprio l'ultimo giorno che sta qua in Italia, e quindi proprio cade proprio a fagiolo, però adesso devo capire se comunque se organizzarmi comunque con un'altra persona, perché il rientro sarà immediato, subito il 14, tutte le cos'è, le 8 ore che si faceva, non lo so. Adesso stavo valutando addirittura se fargli fare solo mezza giornata, se farlo ricominciare proprio a tempo pieno. Vediamo, anche perché le attività, quelle sportive che lui faceva, tipo lui faceva un po' di nuoto e ginnastica, per il momento quelle non le inizia ancora, quindi adesso valutiamo, secondo un po' di cosa dicono di questo inserimento, di questo ritorno a scuola, beh, vediamo. La maestra ha già messo le mani avanti, ha detto quest'anno, genitori, ci dovete aiutare tanto tanto, adesso non so in che modo, però vediamo, forse anche le entrate saranno fatte e strutturate in modo diverso, vedremo, probabilmente non sarà una cosa semplice, però vediamo. Edo non vede l'ora di tornare a scuola, la preoccupazione c'è perché è tutto così, un'incognita di come sarà appunto. Non, vi dico la verità, non lo mando a scuola tranquillissima, però è anche giusto che loro tornino. E quindi vediamo un pochino. Sicuramente vi aggiornerò, non vedo l'ora di fare la riunione giovedì, così in modo da avere un po' un quadro completo, sapere un po' cosa andiamo incontro. E niente, perdonatemi tra l'altro se questo è stato un vlog un po' più tranquillo, un po' più light, non avevo fatto nulla di che, appunto in questi giorni sono proprio un po' a riposo. Tutto ok, va tutto bene, però mi sono dovuta prendere un po' di tempo e stare un po' tranquilla, riposarmi un attimino. Quindi grazie di tutti i messaggini che mi avete mandato, so che avete anche scritto a Chiaretta, mi avete mandato tantissimi messaggini anche su Instagram. Io quando, il modo di comunicare con voi è o tramite Instagram o tramite il post qua su YouTube. So che non tutti riescono a leggerlo perché probabilmente deve arrivare proprio una sorta di notifica da quello che ho capito. Però entrando qua nella mia pagina di YouTube, andando nella sezione community, nella paginetta community, vengono fuori tutti i post che faccio, tutti i messaggini che vi lascio, le foto che faccio, eccetera, eccetera. E quindi lì quando c'è qualche, se non mi vedete, magari se salto qualche video, che okay, magari la maggior parte delle volte ve lo comunico lì e vi do notizie, perché non tutti hanno Instagram e quindi vi aggiorno anche qua su YouTube in qualche modo. E niente, io adesso vado a lavarmi i capelli, che ne hanno davvero bisogno. Vi ricordo come sempre appunto che se vi fa piacere potete seguire anche su Instagram, dove lì riesco a darvi le notizie un po' più in tempo reale. Io sono AnnaGloria91. Se questo video ti è piaciuto, mettimi un mi piace. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti qua nel canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Vi ricordo che la programmazione è quella classica del canale tutti i martedì e tutti i sabati, con un video extra che può uscire il giovedì. Tranne se c'è qualche inconveniente, ma appunto io cerco sempre di avvisarvi in qualche modo. E niente, vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!